E bella a tutti ragazzi, sono la nostra cara Mitrax e benvenuti in questo nuovo episodio di Xenoblade Chronicles 3. Ragazzi, finalmente procediamo alla nostra avventura dopo aver sconfitto Isurd, episodio meraviglioso che vi consiglio di recuperarvelo. E noi procediamo alla nostra avventura. La nostra avventura verso... non si sa, dobbiamo ancora scoprirlo. E voglio farlo insieme a voi, vi aspetto. Allora... ieri ci siamo lasciati qui. Bene. Ci siamo lasciati qui. Comunque, fantastico questo della colonia di Lambda? Lambda? Non mi ricordo come si chiamava la colonia di Tyon. E questo qui è fantastico, questo Ferronis. Pazzesco. Comunque, Isurd, adesso ho un dubbio. Cosa gli è successo? Dialogo. Quando prende un'inquadratura del genere, di solito è dialogo. Infatti. Tutti stesi per Terrapon. Vediamo che succede. Almeno respirano. Amici, tutti ok? Vediamo. Sembra siano solo svenuti. Non che sia meno preoccupante. Ecco, i dialoghi così io li amo perché loro non parlano e non mi disturbano nella lettura. Perché a volte mi impappino nella lettura? Perché mi parlano sotto. Vabbè, Tyon. Dobbiamo trovare il vero comandante, giusto? Noi teniamo d'occhio questo posto. Tu vai ad accertarti che il comandante Isurd stia bene. Aspetta, ma... no, scusa, hai ragione. Ora vado, torno presto. Cosa gli è successo? Mamma mia, raga. Parliamo un attimo con Riku. Tyon me prega, te informa, Manana, di fatto importante. Gente non può mangiare zuppa da svenuta. Beh, direi. Tutti quanti a terra. Manana li risveglia tutti con Zuppapon rinvigorente. Imparate l'italiano la prossima volta, però. Ok, questa è la colonia Lamba. Lamba? Sì? No? Forse? Maybe? Boh. Comandante Isurd. È svenuto. Che piacere vederla. Sta bene, per fortuna. そんなことがあったのか。すまない。何も覚えていないんだ。あの死生観の姿以外。私は何か言ってなかったか。お前に、お前たちに何かひどいこと。何も。軍務長はいつもの軍務長でした。僕らの誇りである。あの軍務長でした。体温。そうか、すまない。それは。なあ。ナミは常にお前のことを気遣っていた。お前には人並み外れた洞察力がある。自分なんかよりよっぽど優れた軍師になる。ナミは Perché è morta lei? Porca miseria. Okubio to iwarete ta kara. Chigau daro. Omae wa yasashii. Yasashi sugiru ga yue ni aite no kimochi o tatete shimatta. Sou janai no ka? Aitsu wa watashi ni itta yo. Omae ga michibiku 優しさゆえに得られる勝利というものを見てみたいって。
重すぎるとしても、これはお前が持っていろ。そしてそれを持って、いつかナミに会いに行ってほしい。ナミさんに会いに。カデンシアの辺境、ファーレン岩窟洞を抜けた先にサフロージュの花が咲き乱れる場所がある。ナミが大好きだった花だ。最も鮮やかに咲いた一本の根元にそれを埋めてやってほしいんだ。優しさが勝利するということをお前が証明してみせてくれ。Storia tristissima. Come sta il comandante Isord? Non vede l'ora di rimettersi al lavoro. Io vorrei che si riposasse un po', ma è fatto così. Ah beh, sono contenta che stia bene. Anche gli altri soldati si stanno risvegliando. Molto interessante. Qualcuno dovrebbe dirgli quello che è successo, ma noi siamo solo estranei, alla fine. Questo è il tuo castello, no? Dovresti fare gli onori di casa e aggiornare tutti. Ho già provveduto. Il comandante Isord radunerà le truppe della colonia tra poco. Ok, noi possiamo gironzolare come se niente fosse, allora. Meno male, perché voglio controllare una cosa. Tyon, vieni con noi? Certo, dove si va? Fuori dalla colonia Lambda. Mamma che bella questa canzone. Mamma che bello questo posto.全部泥人形だったんだろ。誰も死んでないってのに、なんで送ってるんだ。物騒なやつも。あんだよ。けじめって？なんで送るのかって。結果的に泥人形だったとしても、あの時俺たちは戦いを選び倒した。それは海洋のない事実だ。送られるものがいようといまいと、けじめはつけなくちゃな。だそうも。なるほど。けじめ、ね。なあ、いいのかよ、イスルギ。あれで。ああ、問題ない。あっそ、ならもう言わねえ。あれ、不思議だよな。いつ頃から始まったんだろう。いつからかはわからないが、この世界を維持するシステムとして必要なものだから始まったんだろう。世界を維持するシステムね。なんだか難しそうだな。至ってシンプルさ。仲間が死んだ後、どこかで見てくれている安心感のようなもの。罪悪感や喪失感の緩和、僕はそう認識している。そういうの気にしてなさそうなやつも多いだろ。
そこにあることが大事なんだ。意識する必要はないし、しなくていいものだ。だが意識した場合は、ちゃんと機能するようにできている。僕らの命は女王から生まれ、女王へと帰ると言われている。だがそれは、成人の儀を迎えられた者だけだ。他の者たち、戦場で死んだ者たちはどうなる？どこに行く？誰もわからない。儀式で舞う粒子は、その不安を取り払ってくれる。どこかに行けるかもしれない。そう思わせてくれる。どこかって、どこ？女王様のとこ？さあな。なんだよ、案外適当なんだな。悪いか？いや、全然。Vale, che velocità sta tagliando quella verdura. Omara, nande wazawaza koko de tsukutteru nda? Koroni no chūbō karireba ii daro. Shokudō tsukaenai n datte. Tareka san tachi ga hikkuri kaeshichatta kara. Mio-chan? Warukatta na. みんなやられてたかもしれなかったからだから私たち。はいはい、セナたちの活躍はよーく分かってますよ。本当にそう思ってる？うん、もうこれこそ旅の醍醐味。テンション上がってきたもん。ほんと、いい気なもんだな、ノポンは。みんなに当たっても仕方ないだろう。お前こそ、なんで普通にしてられるんだよ。ヒョランだぞ。あいつが、あの頃のままの姿で。もしかして、自分が原因だって思ってないよな。だったら、そんな考えは今すぐ捨てるんだ。ヨランが現れたこと、それ自体は問題じゃない。問題だろ。その理由を知ることの方がよっぽど重要なんだ。なんだよ、その理由って。俺たちがウロボロスになった理由、この世界がこうである理由、それと一緒だと俺は思ってる。お前の勝手な想像だろ。昔にとどまるよりはいい。俺には忘れることなんてできねえよ。そこに命はないはずなのに、粒子は登った。だとすればやっぱり。死んだ人は何も思わない、何も語らない。でも生き残った人は違う。死んだ者のことを思い語る。Il ragazzo che c'era. All'altare della regina. Che somiglia un po' a Fiore e Shulk, non so. Come personaggio. Mixato più o meno. E lui penso che sia. L'insegnante di Noah per il tramandamento.
Infatti gli resta poco da vivere, se vedete.珍しく落ち込んでんな。うるさ。ノアに叱られた？うん。当たらずしも遠からず。お前、ちっとは距離感読めよ。やだよ。私だってあそこにいたんだ。Porca la fiamma. Interessante。忘れろってことじゃない。進もうってノアは言ってる。 あいつ、いつも背中見せてるよな。送り人だからね。私らより近いんだよ。消えてった連中に。残るってのもしんどいな。まあね。でも。Esatto, perché scintilla. 私は消えたくない。そうか。そうだな。 Sembra che si siano messi tutti l'eyeliner. Incredibile. Qua c'era lo scontro. Dove Yuni è morta? Probabile no. No, no. Pensavo. Oh, hanno perso loro. Ma perché sempre gli Agnus perdono e i Kevesiani i Keves vincono? I Kevesiani, certo. Quelli di Keves vincono. Ciao. No, ho capito. ここには下火と享楽しかないのか。<笑> Wait, what? ここにあること、それこそが証しなのだ。別れとは言わぬ。
お前はお前のままであればそれでよい。Ragazzi, prego. Elle, Noah. È un alter ego. Non ti credo. Oddio. No, non ci posso credere. No, no. Raga, bisogna andare avanti. No. Vabbè. Adesso cosa siamo? Capitolo 4? Ancora il 3, ma è lunghissimo sto capitolo. パリス今は想像することしかできないけれど少しでもいい自分のことのように寄り添えたらと思うそうすることで お互いの絆が深まっていけばやがて。Raga, è N di Noah, perché se Johan l'hanno si è tipo definito come io sono Jay, N ed è identico a Noah, tra l'altro. Può essere un Noah cattivo. Cioè questo potrei pensare, diciamo. È la sua versione cattiva. Cioè, è incredibile questo. Esatto, anche i capelli. Anche il mio, Maria. Oh, Kamuravi! Il comandante di Agnos. Oddio. Mamma, che bello che è. Corega Coroni Delta. Nanisio Grenno Camera. Camurevi. Icaba Caricato Mottaga. Ikiru. Corewa Ikiruzo. Sisekan. Mamma, che bello. Bellissimo. Essere qua venga lo scontro con Ethel? Sì! Bellissimo. Mamma ragazzi, mamma.
Ma poi sta sound è fantastica, cioè a pennello. Una prigione. Ma sbaglio? O c'era anche Mio in questa prigione su un trailer? No, cattivo. Tu sei? Ai Mobius? No, vabbè, incredibile. Vabbè, raga, è no, praticamente, è cattivo, cioè. Bello, però. Mi piace un sacco come era vestito. Oh, tutto pronto. Bene, allora andiamo. Da che parte, Pon? Mi sono quasi ribaltata dentro quegli sprazzi di tubi, senza contare le rapide. Però devo dire che non ho la minima idea di dove siamo. Non preoccuparti. Non preoccuparti. Il comandante Isurd ci ha fornito i necessari dati topografici. Ah, ottimo, grande. L'acqua che scende dai monti Uraiani rende questo terreno difficile. Anzi, piuttosto che controllare di continuo i dati e spiegarveli, è meglio se vi faccio vedere che strada prendere. Sì, bene, fai strada tu. Super, ci fidiamo di te, Tyon. Questo è il fondo della cascata. Vediamo se riusciamo ad arrivare ai livelli intermedi, intanto. Proviamo a salire oltre la collina Lambda? In sostanza, sì. Per arrivare ai livelli intermedi dobbiamo fa salire facendo il giro largo. Capito. Momento pan di partenza. Alla fine hai detto al comandante di Sordo tutto quello che volevi dirgli? Più o meno. Beh, ok, bene così. Ok, andiamo. Ok, ragazzi, finalmente esploriamo questo meraviglioso posto, che è un mix tra le foreste Machna e una parte di Xenoblade 2 molto importante che a me sta a cuore, le terre di Morrifa, dove vengono molte cose sul 2. Bene, facciamo un po' di livelli. Allora, noi siamo ancora a 4 curatori dall'ultima partita. Adesso vediamo se dopo cambiamo nel frattempo classe o qualcosa. Switchiamo. Ok. Vabbè, è morto praticamente. Mi sono trasformata ed è morto. Mi ha visto e ha detto no, no, basta. Va bene così. Scherzo, ovviamente. Proseguiamo. Questo qua è livello 28 ed è elite. Ah. Vabbè, dai. Tornerò in un secondo momento. Adesso proseguiamo con la storia. Non dovremmo essere in difficoltà con il livello, quindi. Ok, ponte di Muron. Ok, questi ci aggrano al 100% perché è così che funziona. Ovvio, ma proprio palese. Ho finito? Ok. Vabbè, ma tanto stiamo veloci. Direi che dopo lo scontro con Yon,
quasi niente ci ferma per ora. Ecco. Ok. Perfetto. Oh no, si è anche unito quello di livello 29 Elite. Andiamo bene, dai. Ok. Vediamo quanto danno facciamo con Tyon. Ok. Oddio, pensavo peggio. Ok. Gli altri sono morti? No, c'è ancora uno vivo di livello 28. Vediamo un attimo. No? Ok, lui. Provo a farlo fuori io. Ottimo. Andiamo... dopo il comando agli altri a mirare lui. Ok. Devo fare la combo. Ok. Facciamo un po' di combinazioni. Assalto di gruppo. Buono. Allora. Vabbè, facciamo lei. Ottimo. Buttiamo un po' di curatori. Tanto dovremmo farcela in poco, quindi... buono, 113. Ok. Possiamo fare di più. Allora, lei ha... ok. Vabbè, che curano. Tyon, non siamo a Tyon. Primo sangue. Ok. Spero che non facciano 100%. Non penso. Bene. Tutto progettato correttamente. Ottimo. Vediamo quanto gli facciamo. Beh, dai. Non è male. Ma non abbiamo più nessuno. Terminiamo. Tanto. Ok. Beh, dopo possiamo cambiare se meglio un po' la classe. Così mettiamo un po' più di attaccanti. Per ora non avremo penso scontri intensi dove avremo bisogno di 4 curatori. Vediamo quanto ci hanno dato di esperienza. Abbastanza. Allora. Vediamo un attimo cosa possiamo fare. Perché ad esempio Lance potrebbe provare quella di... perché vuole portare anche tutti a 10. In questo caso Lance possiede quella di Tyon. Dovrebbe un po' livellarsi con la sua, però. C'è qualcun'altra che possiamo cambiare? Al massimo, non so. C'è lei che potrebbe...
Potrebbe, vero, effettivamente, usare la classe di Ethel. E semmai Noah, visto che siamo a un buon punto con Ethel, potremmo cambiarlo con qualche altra classe. Giusto per livellare le classi qua. Allora, possiamo provare a fare che... a mettergli un difensore, semmai... Possiamo provare a mettergli Tyon. Qualcuno porta Tyon? Sì, mi pare mio. Effettivamente, vabbè, proviamo a tenere così nel caso. E Lance lo cambierei con quello di Noah, se mai. Così almeno livella un po' la sua classe. Io farei una cosa di questo genere, giusto per cambiare, vedere un attimo come va. Lui ha 1, lei ha 9 con lei. Sì, dai, proviamo così. Adesso io non so se per le abilità... Ok, ci sono delle cose che abbiamo sbloccato qua. Che sono sicuramente utili. Poi abbiamo come accessori... Beh, poi come accessori possiamo anche tenere questi dopo, in caso se non ci troviamo bene li cambiamo. E buono. Alla fine il nano, praticamente l'abbiamo ucciso, ce l'abbiamo fatta dopo un sacco di tentativi perché era rotto da morire. L'hanno fatto apposta secondo me per la storia, no? E tutto quanto, per fare un fight bello intenso. E ho cambiato molto le classi, diciamo. Ho livellato un pochettino, che diciamo che non mi avevano aggiornato i livelli, quindi sono dovuto andare su un campo assolutamente a tirarmi su, almeno di uno. E poi ho messo 4 curatori, mi pare 2 difensori e un attaccante, perché così almeno... Perché i guaritori in questo gioco sono veramente essenziali, cioè senza quelli tu perdi la partita, quindi giochi molto su quello. Mentre invece sugli altri Xeno, ad esempio, anche se eri un attaccante potevi comunque... con una mossa droppare tipo una pozione e tipo curarti. Qui invece funziona un po' diversamente su questo aspetto. Tipo sul 2 Rex, che era attaccante, con una mossa particolare poteva prendere una pozione dal nemico e tipo curarsi. Quindi insomma era abbastanza rotta come cosa. Invece insomma qui i curatori sono molto importanti e in quel fight bisognava averne per forza 4. Perché se no moriva uno, dopo moriva l'altro, poi dipende anche da quanta vita hanno, perché insomma i guaritori e gli attaccanti qua hanno meno vita rispetto ai difensori, giustamente, e se mancano i difensori è un po' un problema anche, quindi più curatori si ha meglio è, anzi poi se si è anche di un'altra classe qui puoi comunque prendere con le tecniche magistrali altri tipi di tecniche che richiamano la tecnica del guaritore, quindi insomma in qualche modo più abbiamo una persona con tante funzionalità, in senso che fa una mossa attaccante, una mossa difensore, una mossa guaritore, è perfetto, ecco insomma, quindi giostrare un po', avere un po' un mix. Infatti ne abbiamo abbastanza per il momento e dalle tecniche te lo posso dire, tipo qui adesso ho una mossa di mio da difensore, ok? Io adesso sono guaritore, però di norma se io sono attaccante rimetto la sua classe originale. Io comunque posso mettere nel lato sinistro, che ho solo 3 slot, posso mettere delle mosse di altre persone. E quindi usarle quando è il momento, oppure anche fare le combo tra le mie tecniche e quelle degli altri. Per fare una doppia funzione. È interessante come cosa, veramente. Sembra un po' complessa, però è utile negli scontri. Ecco. Sì. Diciamo che spiegarlo... Spero di essermi spiegata bene, ma penso che il concetto sia abbastanza chiaro e semplice alla fine. Infatti adesso io possiedo la classe di Noah. Io non riesco a mirare, vabbè. Tipo a destra, che ho le 3 tecniche, poi ho l'attacco speciale, ho le sue mosse, ok? Tanto facciamo lui, così vi parlo un po'. Vabbè.
Mentre invece a sinistra, dove c'è il drago, che è quello dell'Ouroboros, ho presa Vorticosa adesso, solo che è una tecnica di qualcuno, penso di Senna, ed è difensore, praticamente. Quindi adesso ricarico, no, perché l'ho fatto fuori ancora prima che lui, vabbè. Tipo se usavo quella mossa di Senna, che era presa e qualcosa, io switchavo l'arma con la sua e facevo un attacco di difesa. Esatto, posso intercambiare tutto, Maria, hai proprio accolto il significato, insomma. Sì, sì, è molto interessante questo. Più che altro nei combattimenti è essenziale perché, boh, Timore è anche un guaritore, almeno hai una mossa sua che ti può curare. Ecco, quello è... ci sta, in senso. Non troppo, non ti cura troppo, però, insomma, è un aiuto, sicuramente. Quello, sì. Oddio, raga. Ma cos'è quel bestione? È enorme. Aiuto. Sì? Tu chi sei? Raga. È un mostro di Monster Hunter. È uguale. Oddio, sembra... no, il malzeno. Perché questo è un po' più bruttino del malzeno. Però, insomma, con ste ali così... un po' lo richiama. Leggermente. Ma... Dragol... Umber. Ok. Avviciniamoci un po'. E anche sto qua è talmente enorme che mi tocca allontanare la fotocamera, sennò... Porca miseria. Livello 30? Facciamo un attimo, va. Beh, adesso Senna... voglio proprio vederla in un... perché non mi mira lui? Vabbè. Voglio proprio vedere negli assalti di gruppo con la classe di Aether quanti danni fa. Perché ne fa tanti lei. Quanto forte. O anche Rathalos, sì, esatto, hai ragione. Non so perché non... boh, vabbè. Dai. Ci trasformiamo... porca vacca. Beh, comunque qual è la vostra forma Ouroboros preferita? Giusto per chiedervi. Cioè, sono tutte belle... però devo essere onesta. Diciamo che questa qua mi piace un sacco, quella di Senna. E mi piace anche molto, vabbè, quella di Mio. Cioè, non so, ma le forme Ouroboros degli altri... perché non attacchi tu? La forma Ouroboros dei quelli di Agnos le trovo più carine di quelle di Kaves, non so perché. Quella di Kaves bella è quella di Veltal. Quella di Noah e quella di Ioni. Lanza è carina, sì, ma... boh, non mi ispira, però... questa è bella, però ancora più bella è quella di Ioni, secondo me. Ma potevo fondere la tecnica... ah, ok. Non ci ho pensato, onestamente. Madonna, è enorme. Porca puttana. Ditemi che siete interi. Ah, buono. Oddio. Sto drago anche mi sposta col suo box collider, tra l'altro. E non poco. Cioè, bellissima questa di Ioni. Dai. Perché non attacchi? Oddio. Ottimo. Possiamo provare a fare un assalto di gruppo. Vediamo un attimo. Madonna, ma stava per morire lei. Ottimo che l'abbiamo salvata. Mio e Senna, sono molto belle. Vediamo un attimo quanto riusciamo a
a fare con sé, no? Sono molto curiosa visto che ha una buona classe. Curiamo. Ottimo. 70. 70, 70. Vediamo un attimo cosa... Proviamo a mettere l'Arnt. Spero di non arrivare... Non volevo arrivare ai 100, però vabbè. Potevo mettere un guaritore. Toglie Pogon perché non ha fatto una buona combo. Quello è. Allora. Vediamo. Ok. Vabbè, qua tanto siamo anche veloci. Bene, e facciamo questo. 112. Poco. Piace purtroppo. Allora, Lanza e Senna sono attaccati. Proviamo con Lanza. E lì mi sa che... Ok. Tiene la spada di Noah. Proviamo. Ok. Buono. Oh, ma quanto fa male sta spada. Di chi? Di Lanz. Vabbè. Vediamo quanti danni fa adesso. Allora, sfruttiamo tutti, se possiamo. Ok, adesso ho buttato lei. Vediamo. Spero di non arrivare ai... Ecco, mamma mi ha superato i 100. Non volevo. Prego. Ah, vabbè. Raga, io non so come fa la Switch a tenere tutto questo. Complimenti, dico solo questo. Ma non ha lagato zero. Pazzesco. Va bene. È molto ottimizzato bene, comunque. L'abbiamo atterrato. Ok. Tipo lei pattina. Che roba. Non urlare. Chi è morto? Yuni. Questa mossa spero di cambiarla in un futuro. Dai. Vai Lance. Colpisci. Ok. Non so se riusciamo a fare un altro salto di gruppo. Ok. Sta riscaldando. Ok. Facciamo nella guaritore che è fortissima come mossa. Ma è incredibile. Chi è che sta per morire? Vai Yonna, vai il prossimo. Vediamo, ok. Manca poco.
Secondo me riusciamo a fare anche un assalto di gruppo, ora che ci penso. Secondo me. Tutti in vita? Buono. Bene, lui è morto praticamente. Vediamo, lui è morto, morto proprio. Allora, buttiamo quelli con meno punti. Poi meno punti. Sembra una parolona. Adesso butterei. No. Buttiamo Valdi poi. Non dovrebbe raggiungere i 100, infatti. Vediamo. Spero. Spero però. No, li ha raggiunti. Maledetto. Volevo usare Tyon. Vabbè. Possiamo sempre recuperare. Lei fa tanti danni. Ok. Massacro. Classico. Ancora. Ma non facciamo nulla. No, volevo uscire. Non facevamo nulla, non raggiungevamo altri 100, quindi. どうにかなんねえのかよ。知るかよ。インタリンク解除すれば消えたろ。インタリンクしている時間が長引いて体が熱くなるとなるみたいだな。警告音のように聞こえるな。何かしらの。何かしらってそのまま放っておいたらどうなるの？さあ、僕にそれを試す勇気はない。悪いこと起こる？楽しいことが起こるならもっと楽しそうな音が鳴るような気がしねえか。確かに。惜しかったね、ジェイ。おかげで賭けに負けたんだな。責任取るんだな。はい。僕はただ顔見せに行っただけなんだけど、何勝手に賭けとかしちゃってるわけ。まあそう言うなや。これまでずっと暇だったからな。久しぶりの刺激に興奮するのもわかる。刺激ってのは否定しないけどね。ご満悦のようだな。 BONN が呼んでるよ。 N が？出番なのかな。さあね。あいつ何考えてるか分かんないとこあるし。お前でもか。M ならわかんじゃない？ここんとこ姿見てないけど。何かしら。楽しいことならいいんだけど。M？ 行くわよ、おう。わかったんだな。いってらっしゃい。Porca miseria. Bella sta parte comunque. Molto horror. Mi è piaciuta molto. E
Io ho paura che quella M sta per mio. Perché vi ricordate che in un episodio c'era N di Noah, vabbè N, e dietro c'era una ragazza con il Core Crystal simile a mio e a Nia. Raga, M è mio, N è Noah e Z non so chi è. È un'entità sovrannaturale cattiva che non sappiamo ancora. Anche se sta per Zanza, ma non è Zanza. No, beh, raga, non lo so, però può darsi che loro due hanno qualche due reincarnazioni loro, ma non lo so, caspita, è tutto così confuso. Dai, al massimo sono io. È vero, M di Maria, vero? No, incredibile. Cosa ha scritto? Vabbè, non l'ho letto, scusate. Un po', quell'ultima mostra è stato un osso bello duro. Ma ce la posso fare? Forse l'ha chiesto se era stanca. Sì, beh, nell'ultimo scontro abbiamo tutti esagerato con i poteri Ouroboros. Vorrei evitare di dover entrare in sintonia per un po', ora. Ben detto. Non potremmo semplicemente andare avanti senza entrare in sintonia? Comporta alcuni rischi, piccoli, ma seppur sempre rischi, bisogna tenerli a mente. Sì, come no. Allora, troviamo un posticino per riposare? Poco più avanti dovrebbe esserci un punto, un buon punto per fare una pausa. Una volta arrivati là, ci riorganizzeremo. Ricevuto, capo. Ragazzi, ma quanta roba! Ma in quella cutscene ho visto forse di tutto: la vita, la morte e tutto quanto. No, vabbè, guardate, raga. Mamma mia, ma quante teorie dovrò fare su sto posto una volta finito Xenoblade? Mi viene male. Raga, quel palazzo. Mamma mia, morifa. Eh già, bellissimo. Ovviamente, ragazzi, per chi non sa, Morifa è un posto misterioso che non voglio spoilerare troppo perché voglio che lo faccia, cioè, lo facciamo insieme, insomma, così vedete, vi spiego tutto. Quindi le sorprese a un altro giorno. E è un posto meraviglioso dove al tempo gli umani facevano dei progetti, diciamo, vivevano in un posto molto tecnologico che è andato in rovina praticamente. Dico solo questo. E sul 2 troviamo questo posto perché si trova vicino alle radici dell'albero del mondo. E lì, ragazzi, si apre il devasto totale. Ed è bellissimo. Campo roccia del Titano. Non vedo l'ora di giocare al 2, ma io. Voi non avete idea di quanto non vedo l'ora. E loro due, boh, si stanno allenando adesso, non ho capito. Stanno facendo stretching. Allora, aumentiamo di livello. Non so se ce lo fa fare. Sì. Livello 30. Vabbè, Baldi 29. Ok. Creare gemme. Qua dovremmo migliorare alcune gemme e crearne nuove. Ovviamente io non so se ho i materiali per farlo. A parte che dovremmo sbloccare lo terzo slot dal livello 40. 30, non mi ricordo più onestamente. Questo possiamo migliorarlo. Mi pare che il numero massimo sia fino a 5. Non mi ricordo se 5 o 10. Penso 10. Boh, non so fin quanto va avanti onestamente. Non mi ricordo nell'uno come funzionava. Cioè, se c'era un limite. Questo lo miglioriamo, visto che molti lo ottengono. Qua non possiamo farci più nulla. Ok.
Questo qua, meno 20% di ira generata da tecniche. Anche questo è interessante. Però adesso sto cercando di tenere il massimo indispensabile per tutti, per le gemme. Quelle che valgono veramente, insomma. È che non ci sono tecniche che possiamo migliorare, perché non abbiamo... Questo sì! No, manca il cilindro d'etere. Dobbiamo trovare il cilindro d'etere. Anche questa cosa della battaglia, di iniziarla con un certo livello di ira, sembra molto interessante. Sehr interessant. Mamma raga, quanta roba. Troppa roba. Anche più 10 di agilità. Sì, per carità, potrebbe anche essere utile, ma... Beh, tanto li dobbiamo fare tutti. Boh, dai, usciamo. Tanto alcune le abbiamo migliorate, alcune prese. Vediamo se dopo cambieremo. Quelle che ho su sono molto buone per tutti quanti. Che ho scelto un buon bilanciamento, insomma, in qualche modo. Qua possiamo anche pulire i vestiti, cosa molto bella. Ci sta? Interessante. Lo rende molto più reale questa cosa. E... cucinare. Sono sicura che se riposiamo succederà una cutscene, sicuramente. Quindi penso, non lo so, vediamo. Non so se bloccare qua questo episodio, anche. Proviamo. Sagastaよ。テントの片付け。 今日は太陽の番だよね。ああ、すまない。忘れていた。今から戻って。お?もう済んだよ。え?俺たちで片付けといた。わざわざそれを言いに来たのか。随分と暇なんだな。本は売っとかないとな。冗談だよ。 大丈夫か?大丈夫と?ここのところ、いろいろあったでしょ?だから僕のこと。そう。だから、人のことって結構気になっちゃうんだよね。自分なら大丈夫って思えることでも、本当に大丈夫なのかなって。そういうのを何て言うか知ってるか?ん?おせっかいって言うんだ。 身も蓋もないこと言わないで。本当に暇なんだな、君たちは。息抜きだって必要だろ。僕の人生は息抜きか?まあいいさ。その時計。僕たちの命の長さは10年だ。 この懐中時計はそれ以上の時を生きている。ナミさんから僕の手に渡ることで、あの戦場でゲルニカに言われたこと、君たちはどうか知らないが、正直僕にはどうでもいいことだった。共にいる理由ですらなかった。でも変わった。命を重いと言い換えるなら、 ナミさんの命は僕に受け継がれている。だから僕も誰かにこの思いを渡そうと、それを僕の命の使い方にしようってね。体温。そして少し考えてみたんだ。もしこの命があと10年、いや5年でもいい、伸ばすことができたなら、 どれだけこの懐中時計に思いを乗せられるだろうかと。それが今ここにいる理由?半分はな。
あとの半分は？それは。いや、いい。忘れてくれ。なんでよ。そこまで話しておいて、聞かせてくれたっていいじゃない。今ここで話すことじゃない。それだけだ。でもいい話だね。思いを乗せるか。ありがとね。励ましに来たはずなのに逆に元気もらっちゃった。ああ何よりだ。Innamoratissimo. Lui innamoratissimo di lei. Dagli occhi si vede. Santo il fuoco. Esatto. Ciao Simo, ragazzi, scusate se non vi ho risposto. Ciao Necrozma. Lo so, le pubblicità sono maledette. I know. Però vabbè. Grazie Twitch. Vabbè, dai, continuiamo un altro pochino. Che lo sono? 6:30. Un altro pochino. Vediamo se succede qualcosa. E poi... ci vediamo nel prossimo episodio. Tanto. Ok. Beh, belle rapide queste, eh? Vediamo dove ci porta. Sicuramente stiamo tagliando molta strada. Madonna, ma dove ci stanno portando? Cosa? Vabbè, grazie. Maria, mi ero bloccata su un punto. Vabbè, tutto a posto. No, questa parte. Uff, ho paura di chi possiamo vedere. No, ho paura che vedremo un eroe adesso, secondo me. Lo conosceremo. No, ragazzi. Ma chi è? Ma posso fare una foto al panorama e tu mi disturbi? Dai, facciamolo fuori. Volevo fare una foto. Brutto rodicorno, malefico. Switchiamo. Usiamo lance. Sembra un buon team così con queste classi comunque. Come le abbiamo un po' cambiate. Ok, ottimo. Trasformiamoci. Ottimo. Adesso mi fai fare la fottina. Oh, c'è anche la spada dietro. Aspetta un attimo, come posso... Ok. Ok, ho tolto... ma si vede la barra. No, non sto mirando nessuno. Ti togli? Niente, non riesco a fare la foto, basta. Vabbè, spero sia venuta bene. Aspetta che non mi perdo. Prego, 38. Quello ci potrebbe one-shottare, ho paura. Ma la sound? Bellissima.
Bellissimo sto edificio. Oh, mi ricorda troppo Morifa. Alcamot! Raga! Lì c'è Melia! Anzi, questa è la parte in cui hanno fatto vedere nella Nintendo Direct. È identica, sì, è quella. Lì c'è Melia. みんなは初めて。アグヌスに負けないくらい大きいですもん。左手に体験も見えるもん。このまま進むのか。いや、さすがにそれは危険だろう。キャッスル周辺は警備も厳重だ。坂を下って森林ルートを進もうと思う。モルクナ大森林か。悪くなさそうだね。 Oddio, spero vivamente che non le succeda qualcosa, però. フォーニス方面軍、コロニー4軍務長エセル、召喚命令に応じ参上いたしました。久方ぶりですね、エセル。は、女王陛下におかれましてはご機嫌麗しく、かように、しておめ通りがかない、恐悦至極に存じます。堅苦しい挨拶は抜きにしましょう、エセル。Nは。 N、 あれが N か。 N、 ケベスの失政官を滑る。 Il capo? 黄金色の失政官。 Il consul dorato? Porca miseria. Non l'ha, lei non l'ha riconosciuto, forse? Ma pensavo... dicesse... Noah! È un annientatore questo. もっと別の優位性があるお目にかけよう。今からここでですか。そうだ、そのための兵器だからな。インビディア山脈、この山の女王陛下の。少々心苦しい。 Porca miseria. Oh mio Dio.
sono proprio vicino a noi. Kaminori kono. Nishia zuibun mabushiku nakatta ka? Oto datte sugokatta mon. Doko kara no hikari da? Wakaranai. Demo yokunai kanji da. なんという破壊力。この兵器は無限とも言える射程を持っている。無限の？あらゆる場所に今の攻撃を加えることができるということだ。これをアグヌスに使うというのですか？しかしこんなものを使ってしまっては、命の日時計は。誰がアグヌスに使うと言いました？は？次の目標はこれです。ムコローニア。No, non ci posso credere. La sua colonia. Capperi. Ragazzi, è stato un episodio fantastico questo, cioè incredibile. Cioè più andiamo avanti più tutto diventa ancora più bello. Assurdo. Beh, raga, chiudiamo qui, ci troviamo nel prossimo episodio di Xeno e ovviamente fatemi sapere se vi è piaciuto questo video.